ricordo le regole, quindi il fatto che non devono essere fatte riprese né fotografie dentro la commissione. Mi auguro che questo sia con rispetto delle regole riguardi tutti. Prego. Grazie. Allora, dicevo, il provvedimento riguardava gli istituti come la separazione e il divorzio, in cui viene tolta qualsiasi tutela ai diritti dei cittadini più deboli. Come ho già detto in precedenza, parliamo delle donne che con questo provvedimento vengono completamente dimenticate in una fase importante come quella della crisi coniugale, perché lo Stato, siccome non ha soldi per mantenere il processo, ha soldi per tante altre cose, ma non per consentire ad una donna e ai coniugi di separarsi o di divorziare nella piena consapevolezza dei loro diritti. Avevamo presentato emendamenti fondamentali sia in questa materia per garantire che lo Stato tutelasse i cittadini più deboli, l'abbiamo presentata anche in tema di impignorabilità della prima casa e abbiamo presentato anche tutti i provvedimenti che evitassero quello che vuole fare questo provvedimento, e cioè impedire ai cittadini di andare nelle aule giudiziarie per tutelare i loro diritti. Anzi, questo governo non fa altro che assecondare una forma di giustizia privata a pagamento, in cui i cittadini che se lo possono... Cusinarolo, lei sta riprendendo. Allora, Presidente, vuole vedere il mio telefono? Devo farle vedere il telefono, cosa sto leggendo? No, non ho capito. Non so chi ha parlato di dignità, il fatto potrei dire da quale pulpito viene la predica. Chieda agli altri deputati di non parlare di dignità, anche perché non ne hanno né titolo né ragione. Bene, stai zitto, che come sei uscito stamattina ti abbiamo visto. Quindi io al tuo posto non parlerei, il modo in cui sei uscito stamattina. Perfetto. Per quanto riguarda forme di giustizia privata a pagamento, che in uno Stato in cui nelle aule di tribunale è scritto che la legge è uguale per tutti, sono forme di giustizia privata che non dovrebbero trovare ingresso. Allora, che cosa sta facendo il governo? Sta dicendo ai cittadini: mi dispiace, noi i tribunali non ce li possiamo permettere, andate a farvi giustizia. I cittadini che hanno già pagato, tra l'altro, quelli che hanno versato il contributo unificato, quelli che hanno pagato già gli avvocati, come la splendida idea per cui il cittadino non sta più in causa perché deve andare a pagare un collegio arbitrale o un arbitro unico. Preso atto quindi di una strategia di base in tema di giustizia che è allucinante in uno Stato di diritto, eravamo comunque disposti a presentare delle modifiche e degli emendamenti che potessero migliorare questo provvedimento. Fin dall'inizio il relatore ha dichiarato che c'era il parere negativo su tutti gli emendamenti, parliamo di circa 380 emendamenti, parere negativo, perché ormai viene fatto così, orizzontalmente, misure orizzontali di parere negativi su tutti. Dopodiché viene imposto un tempo alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che è intollerabile, è inaccettabile che noi abbiamo avuto un giorno per studiare il provvedimento e presentare gli emendamenti e una mattinata per leggere gli emendamenti di tutti gli altri gruppi e poter presentare le nostre controproposte o valutare qual era la nostra posizione politica in merito agli emendamenti degli altri gruppi. Dopodiché, Presidente, oggi lei ci chiede, avevamo dato disponibilità a lavorare in notturna, a lavorare domani, ma siccome stamattina c'era una certa area di tensione, soprattutto tra i deputati del PD, perché ore 20 del giovedì sera scatta l'operazione Trolley e tutti devono tornare a casa, allora si era visto... Presidente, la prego, siccome mi interrompono. No, Presidente, questa è un'opinione politica. Oggi è evidente che il nervosismo era dovuto al fatto che nessuno voleva stare stanotte qui a lavorare e nemmeno domani mattina. Allora lei non si è presa la responsabilità, e lei sa che fin dall'inizio l'ho detto che lei non aveva responsabilità sul come veniva maltrattato il Parlamento e la Commissione. Lei allora non si è presa la responsabilità di dare mandato al relatore come le avevano chiesto i deputati del PD. Ma nonostante questo, attraverso
attraverso un salto di questa manovra, lei contingente tempi in modo tale da farci uscire alle 20:30 tutti dal Parlamento felici e contenti. Allora, noi avremmo voluto ovviamente che non accadesse questo, e su questo la nostra critica è anche nei suoi confronti per il contingentamento che lei ha chiesto. Ovviamente di fronte a una situazione di dittatura del governo in cui il Parlamento non conta più niente, noi non veniamo tutelati né dalla Presidente Boldrini, figuriamoci, né dalla, a questo punto devo dire con rammarico, dalla Presidente della Commissione, noi non possiamo assecondare una dittatura vera e propria su un provvedimento così importante in cui avremmo voluto soltanto esprimere la nostra opinione, e siccome non possiamo assecondare un atteggiamento di questo tipo e i cittadini che ci hanno mandato qui dentro vogliono che noi di fronte a queste situazioni per la tutela dei diritti dei cittadini tutti e anche e soprattutto dei cittadini più deboli, noi alziamo la voce e diciamo che non ci stiamo a questa situazione, ci aspettiamo che anche le autorità che dovrebbero essere le presenze di commissione e delle Camere esprimano un messaggio chiaro al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, per cui il Parlamento ha la sua dignità e il Governo non può calpestare la dignità del Parlamento, per cui noi a questo punto, visto che evidentemente è stato ghigliottinato perché noi non ci rifiutiamo di segnalare gli emendamenti, non capiamo perché dovremmo farlo visto che eravamo pronti a lavorare, visto che a questo punto la decisione della Commissione sarà quella di considerare che il Movimento 5 Stelle, visto che non ne segnala alcuni, vuol dire che non ne ha presentato nemmeno uno, e a questo punto noi non possiamo fare altro che rifiutarci di assecondare una farsa di questo tipo e abbandonare i lavori della Commissione.